Ed ora parliamo dei primi 10 anni dell'OPRAM, meno infortuni sul lavoro nel mondo dell'artigianato. Sentiamo Andrea Fiano. La proiezione rispetto al trend del 2022 richiama un decremento del 10% sugli infortuni sul lavoro, quindi comunque questa è una notizia da prendere, diciamo, con favore. E nel contempo abbiamo una leggera crescita di quelle che sono le denunce di malattia professionale, ma voi sapete che queste poi vanno al vaglio della verifica tecnica e quindi della verifica sanitaria, per cui noi ad oggi posso dire che circa il 50-55% delle denunce di malattia professionale poi non trovano, diciamo, riscontro. I numeri e le statistiche restituiscono uno spaccato del fenomeno, quello degli infortuni, anche mortali, sui luoghi di lavoro. Gli ultimi due, in ordine di tempo, il decesso dell'uomo investito dal Bobcat guidato dallo zio Avisso, l'operaio caduto in un pozzo a San Benedetto, non grave. Il tema della sicurezza professionale, insomma, diventa un patto tra imprese e lavoratore che si declina con investimenti in prevenzione e formazione. Per migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'attività di OPRAM, l'organismo paritetico sull'artigianato della Regione Marche, è arrivata ai suoi primi 10 anni. Non bisogna mai allentare l'attenzione sul discorso della prevenzione. Quindi OPRAM è un organismo paritetico in cui l'importanza è proprio non mollare mai la presa sulla prevenzione, perché come si dice, prevenire è meglio che curare. Se c'è attenzione al discorso della prevenzione, per le imprese e per i lavoratori si lavora meglio, anche perché in questo momento in cui c'è difficoltà a trovare personale, se un lavoratore ha un infortunio o si fa male, il costo reale per l'impresa è altissimo e non ce lo possiamo permettere. La nostra regione è per antonomasia una regione artigiana fatta da piccole, piccolissime aziende, no? Il modello del piccolo è bello, ma che molte volte, molto spesso, soprattutto in tema di sicurezza, crea molte difficoltà. Difficoltà nei controlli, nella vigilanza e nella formazione. Per questo è fondamentale il ruolo degli RLST, e questa è stata una cosa vincente, l'idea di fare l'RLST, appunto, rappresentante territoriale per la sicurezza. E pensate che fino adesso, nell'arco del 2023, gli RLST hanno fatto 1600 visite nelle aziende.